domani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai, se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sarai. Maria Rosa. Strada resterà con la gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Gesù dolce musica numero 201. Gesù dolce musica al mio cuore, Gesù, ascolti sempre il mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su, Gesù, è così bello amare te, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me, Gesù, tu ben presto Invochiamo lo Spirito Santo, facciamo il canto numero 417, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza, Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza, fonte d'acqua viva, purifica i ravviva la tua fiamma, fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita.
la tua fiamma. Spero che abbiate portato la Bibbia da casa, come sempre. Il foglio che vi è stato dato all'ingresso vi dice che la lezione di stasera riguarderà il capitolo 43 del libro della Genesi, i versetti da 1 a 34. Il tema di questo lungo capitolo è il secondo viaggio dei fratelli di Giuseppe in Egitto. Per larghi tratti abbiamo ripercorso la storia di Giuseppe. Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli, è finito schiavo in Egitto, schiavo di Potifar, per una accusa ingiusta della moglie di Potifar, perfida. Giuseppe è finito in prigione, ma anche in prigione Giuseppe si fa ben volere. Interpreta i sogni di alcuni prigionieri, uno dei quali è il coppiere del faraone, e questo gli consente poi di essere chiamato dallo stesso faraone a interpretare due sogni che il re dell'Egitto aveva fatto e che nessuno in tutto l'Egitto riusciva a interpretare. Giuseppe interpreta i sogni al faraone d'Egitto predicendo che ci saranno 7 anni di abbondanza nei raccolti, a cui faranno seguito 7 anni di carestia. Il faraone, incoraggiato da questa interpretazione, addirittura nomina Giuseppe vice re dell'Egitto con ampi poteri. In tutto l'Egitto Giuseppe è secondo solo al faraone. E Giuseppe sa amministrare bene negli anni dell'abbondanza, immagazzina tanto grano, tanti viveri nei depositi. Addirittura l'Egitto riesce a dare grano e altri viveri anche a quelli dei paesi vicini, che sono pure colpiti dalla carestia. E qui si colloca il primo viaggio dei fratelli di Giuseppe in Egitto. Incoraggiati dal volitivo padre Giacobbe, i figli di Giuseppe, di Giacobbe, vanno in Egitto per comprare del grano e incontrano Giuseppe. Giuseppe riconosce i suoi fratelli, ma i suoi fratelli non riconoscono lui. Il racconto del primo viaggio in Egitto è molto drammatico nei toni. Giuseppe più volte rischia di scoppiare in pianto, in emozione. Giuseppe perdona, Giuseppe non si vendica, però vuole sapere se suo padre è ancora vivo, se è ancora vivo suo fratello Beniamino. E così, con uno stratagemma, trattiene in prigione uno dei suoi fratelli, Simeone, e dice agli altri: tornate a casa e se volete dimostrarmi che non siete spie, portate qui il vostro fratello più piccolo. I fratelli di Giuseppe tornano a casa e quando riferiscono questa richiesta a Giacobbe, Giacobbe assolutamente non approva. Ecco, questa era la prima parte. Ma vediamo adesso che cosa succede, magari se Gerardo può venire a leggerci il testo, lo ringrazio in anticipo. Il testo è un po' lunghetto, seguiamolo, siamo, ripeto, nel capitolo 43, versetti da 1 a 34. La carestia continuava a gravare sulla terra. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per noi un po' di viveri». Ma Giuda gli disse: «Quell'uomo ci ha avvertito severamente. Non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello».
Sei tu disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Israele disse: perché mi avete fatto questo male? Far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello. Risposero: quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche altro fratello? E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele, suo padre: lascia venire il giovane con me. Prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui. Dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Israele, loro padre, rispose: se è così, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portate l'indono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi. Forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello, partite e tornate da quell'uomo. Dio l'Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro e anche Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Ma essi si spaventarono, perché venivano condotti in casa di Giuseppe, e si dissero: a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa. Dissero: perdonami, signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro, ma quegli disse: state in pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io. E condusse loro Simeone. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede il foraggio ai loro asini. Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso il cibo in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Egli domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Risposero: il tuo servo, nostro padre, sta bene e è ancora vivo. E si inginocchiarono prostrandosi.
Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» E aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio». Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e facendosi forza ordinò: «Servite il pasto». Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Ciò sarebbe per loro abominio. Presero posto davanti a lui dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri. E con lui bevvero fino all'allegria. Grazie Gerardo della lunga lettura di questo capitolo. Cerchiamo di vedere al solito il significato. Rileggo i primi 5 versetti. Seguitemi sempre con gli occhi sul testo. La carestia continuava a gravare sulla terra. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Tornate là e acquistate per noi un po' di viveri». Ma Giuda gli disse: «Quell'uomo ci ha avvertito severamente. Non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo dei viveri. Ma se tu non lo lasci partire, non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello». In un primo momento Giacobbe si è opposto a che i suoi figli tornassero in Egitto con il piccolo Beniamino, e sappiamo il perché si è opposto, perché senza farne mistero Giacobbe amava i due figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino, più degli altri suoi figli, che erano figli dell'altra moglie e delle due schiave. Giacobbe non ha mai fatto mistero di amare Giuseppe e Beniamino più degli altri suoi figli. Ai suoi occhi Giuseppe è morto, in realtà non è così, e invece Beniamino ancora è lì, per cui Giacobbe aveva detto: strappatemi il cuore ma non portatemi via anche Beniamino, quindi glielo aveva proibito. Ma quando finisce il grano portato dal primo viaggio, Giacobbe chiede ai figli di tornare nuovamente in Egitto: tornate là e acquistate ancora un po' di viveri. La fame comincia a farlo ragionare diversamente, e vedete che qui uno dei figli, Giuda, gli ricorda a quale condizione possono tornare in Egitto a comprare altro grano. La condizione che l'uomo potente dell'Egitto, Giuseppe, aveva posto è che tornassero con il loro fratello più piccolo, Beniamino. È da notare che Giacobbe, ripeto, non ha permesso questo secondo viaggio proprio perché non ha dato il consenso di far partire Beniamino. Tra l'altro, non ha tenuto conto che in Egitto era rimasto un altro suo figlio, Simeone, e che non era figlio magari chi. Cioè, di quello non gli importa, mi seguite, che era rimasto prigioniero in Egitto. Vedete, evidentemente non tutti i figli sono uguali per lui. Questo è sfacciatamente evidente. Ma ripeto, ora la fame, il bisogno, la necessità, la carestia, il fatto che finiscono i viveri, lo convincono a rimandare i suoi figli in Egitto. Vediamo che succede. Versetti 6-7.
Israele, cioè Giacobbe, Israele è il secondo nome, Giacobbe, disse: perché mi avete fatto questo male, far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello? Risposero: quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi, alla nostra parentela, è ancora vivo vostro padre, avete qualche altro fratello? E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Come avremmo potuto sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giacobbe si lamenta con i suoi figli perché l'hanno messo di fronte a questo pasticcio, insomma, no? Perché all'uomo potente dell'Egitto hanno rivelato di avere un altro fratello più piccolo. Chi ve l'ha fatto fare? Perché avete fatto questo? Ma i suoi figli si giustificano dicendo che era stato lo stesso Giuseppe a interrogarli con insistenza a proposito della sua famiglia. Ma veramente le cose non stanno così? Se voi andate a rivedere il racconto precedente, quello che abbiamo visto la volta scorsa, in realtà Giuseppe non aveva posto direttamente queste domande. Per la verità erano stati loro stessi a dire: siamo 12 figli, vi ricordate? Siamo tutti figli di uno stesso padre, uno è rimasto a casa e un altro non c'è più, vi ricordate? Non era stato Giuseppe a interrogarli. Giuseppe li aveva accusati: siete spie, siete venuti qui a spiare. E loro invece avevano detto: siamo 12, siamo figli di uno stesso padre, ma non di una stessa madre, e abbiamo un altro che è rimasto a casa e uno non c'è più. Non avevano detto che fine aveva fatto, e né potevano pensare che era quello che si trovavano davanti. Forse ora vogliono giustificarsi davanti a Giacobbe. Forse ancora una volta stanno ingannando il loro padre. L'avevano già ingannato nella tragica fine di Giuseppe, vi ricordate? Loro avevano venduto Giuseppe come schiavo e poi avevano detto al padre che Giuseppe era stato sbranato da una belva feroce, era morto. Ma con quale faccia, con quale coraggio dei fratelli possono dire al padre che il loro fratello è morto quando invece loro l'hanno venduto come schiavo? Mi seguite? Come dire, se Giacobbe fa evidenti preferenze di figli, questi fratelli di Giuseppe non è che sono stinco di santo, insomma, no? Mi seguite? Non dicono la verità, ingannano il loro padre. E anche in questa circostanza sono spudorati bugiardi, perché dicono a Giacobbe, loro padre, che è stato Giuseppe a fare le domande. In realtà sono stati loro stessi a dire queste cose. Bella famiglia, no? Io, studiando questo brano, ho scritto nei miei appunti: si tratta di una famiglia in cui regnano la divisione, la disparità di trattamento, la falsità, l'inganno. Ce ne sono famiglie così in giro? Chi lo sa? Tutte le famiglie sono unite? Tutti i rapporti tra fratelli sono sinceri? Tutti i rapporti tra genitori e figli sono... Non è che ci possiamo meravigliare di questo. Beh, quelli fra noi, a cominciare da me che vi parlo, che hanno potuto sempre contare su una famiglia unitissima, ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore. Ma non tutte le famiglie sono così. Quindi la Bibbia, già nel primo libro della Genesi, ci presenta le difficoltà enormi
che esistono in quelle che oggi si chiamano le dinamiche familiari, no? Le relazioni interne a una famiglia, le relazioni marito-moglie, genitori-figli, le relazioni tra fratelli, non sono sempre facilissime. Mi riesco a spiegare? In questa famiglia di Giacobbe c'è divisione, falsità, doppiezza, inganno, malvagità, violenza. Non è una famiglia modello. Proseguiamo, versetti 8-10. Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il giovane con me, prepariamoci a partire per sopravvivere e non morire noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. A questo punto si fa avanti Giuda, uno dei figli, che si fa garante della sorte di Beniamino e dice al padre: se non te lo ricondurrò sano e salvo, tu te la prenderai con me, io sarò responsabile di questa cosa per tutta la vita. Vi ricordate che in precedenza un altro figlio di Giacobbe si era fatto garante? Ve lo ricordate o ve lo siete già dimenticato? Era Ruben. Ruben, siamo nel capitolo precedente, aveva detto a suo padre: mi faccio garante io, se non te lo riporto sano e salvo, ucciderai i miei due figli. Una bella garanzia. La garanzia di Ruben non è paragonabile a questa garanzia di Giuda. Mi seguite? Prima di tutto perché la garanzia di Ruben segue ancora la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. In secondo luogo, quindi segue una cultura di violenza, una cultura di morte. In secondo luogo, notate che Ruben non aveva messo a disposizione la sua vita, ma quella dei suoi figli. A bello pace. E ci vuole tanto a dire: se non te lo riporterò, ammazziamo figli. Ma questo è terribile, no? Ma d'altra parte Ruben ci aveva già abituato. Vi ricordate lo scempio fatto quando avevano usato violenza alla sorella Dina? Ve lo siete già dimenticato? L'anno scorso l'abbiamo fatto questa lezione divina. Invece la garanzia offerta da Giuda è una garanzia finalmente più accettabile. Giuda si espone in prima persona, è disposto a pagare in prima persona le sue colpe. Finalmente è giunta l'ora. Questi fratelli di Giuseppe hanno sempre accusato gli altri, sono stati falsi, ora cominciano, almeno alcuni di loro, Giuda per esempio, a dire: ok, se sbaglio, se non adempio la promessa, pago io. Guardate che non è molto facile dire questo, Non so se riesco a spiegarmi anche qui. Andiamo avanti. Io vi invito proprio a fare una lettura attenta del testo, perché se no lo riduciamo a un conticiedo, un romanzo tipo cinema, ma non è questo. Il racconto va letto in profondità, altrimenti lo impoveriamo. Versetti 11-14. Israele, loro padre, rispose: se è così, fate pure.
mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti della terra e portate l'indono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, resina, laudano, pistacchi, mandorle. Prendete con voi il doppio del denaro, così porterete indietro il denaro che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi. Forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello. Partite e tornate da quell'uomo. Dio, l'Onnipotente, vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci sia l'altro fratello sia Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. E che volete che faccia il povero vecchio Giacobbe? No, alla fine sarà per la fame, sarà per la carestia, sarà perché non c'è altra soluzione. Alla fine, di fronte a questa garanzia di Giuda e di fronte alla necessità, Giacobbe accetta di far partire i suoi figli, compreso Beniamino. Furbescamente, perché ricordate che Giacobbe è astuto, furbescamente suggerisce di portare in Egitto alcuni doni, prodotti tipici, si potrebbe dire, no? Prodotti tipici. Fra l'altro qui notiamo un particolare che dice: ma non c'era la carestia? D'unni pigliavo i nostri prodotti tipici? Cioè, sembra un po' inverosimile questa cosa, ma insomma, comunque, prodotti tipici. Fra l'altro, dov'è la furbizia? Non presentarsi a mani vuote. Cari miei, quando tu non ti presenti a mani vuote, già, come dire, appena ti presenti, metti l'interlocutore che è più autorevole, più potente. I miei amici medici che siete qua presenti, ce ne siete almeno 4, 5 ce ne siete stasera. Cinque ci siete sicuri, medici? Una volta i medici venivano trattati così, ora non più, Io mi ricordo quando ero bambino io, per ingraziarsi, perché il medico era un'autorità. Mia mamma, io non ho l'età di Matusalemme, ho 58 anni, mia mamma o dottore ci sia voscenza benedica. Ah, da casa era così, belle tempi, Gerardo. Ora ci siamo Gerardo, no? Ma una delle cose, guardate, vi sto dicendo una cosa che mi fa emozionare. La povera gente, e io ero figlio di povera gente, quando si rivolgeva a una persona più o meno ragguardevole e potente, non si presentava mai a mani vuote. È vero o no? Prodotti tipici, magari un panariello con l'ova, per dire. I promessi sposi di Manzoni, quando vanno dall'avvocato Azzeccagarbugli, vi ricordate che ci portano, su suggerimento di Agnese, ci portano i capponi? Vi ricordate? La povera gente questo faceva. Era un modo, ma senza dire che si usa ancora oggi, voglio dire, presentarsi con un dono è sempre una maniera, no? Lo stesso che io non lo faccio perché non sogno liscio in queste cose, ma anche quando tu sei invitato a cena, se io avessi a portare tutti i doni, Tina, scusami, ma mi dà cena all'altra sera, io sempre a mano vacante mi presento. Ma perfino se tu vieni invitato, voglio dire, non è che ci vai a mano vacante. Io lo faccio, perché mi sento in famiglia, per questo non. Però è bello, voglio dire, non dispiace. Puma caro Laucio ti dice: ma non ti viene da disturbare, ma si dice così, però insomma tutto sommato fa piacere, no? Ma non era il caso. Vabbè. Furbescamente Giacobbe dice: non presentatevi a mani vuote, no? Portate un po' di prodotti tipici e poi soprattutto portate i soldi, il doppio. È vero che abbiamo trovato nella bocca dei sacchi l'altra volta il denaro che doveva servire per pagare il primo grano,
sarà stato un errore. Portate l'uno e l'altro dei soldi, cioè paghiamo. E poi li affida alla potenza di Dio. Vedete l'ultimo versetto che vi ho letto, dice: Dio l'Onnipotente vi faccia trovare misericordia. Giacobbe comunque è un uomo di fede, eh? È un uomo di fede. L'ultima frase sembra dire la rassegnazione con cui Giacobbe ha preso questa decisione. Quanto a me, dice, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Cioè, povero Giacobbe, ma che vuoi fare? Alla fine sembra rassegnato. Se chi sta è a soluzione, non faccio salti di gioia. Vabbè, partite, Dio vi benedica. Andiamo avanti, versetto 15 soltanto. Gli uomini presero dunque questo dono e il doppio del denaro, e anche Beniamino, si avviarono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe. I figli di Giacobbe partono per l'Egitto, prendono i doni, il denaro. Notiamo che succede esattamente il contrario di quello che era accaduto tanti anni prima, più di 20 anni prima. Che cosa era accaduto prima? Che erano stati loro a prendere il denaro per vendere come schiavo Giuseppe ai mercanti. Ora invece sono loro a portare del denaro per riscattare il loro fratello Simeone, che è prigioniero in Egitto. Giambattista Vico direbbe corsi e ricorsi storici. Dante Alighieri direbbe la legge del contrappasso, no? Si rovesciano le cose. Versetti 16-17. Quando Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo: conduci questi uomini in casa, macella quello che occorre e apparecchia, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. Quell'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e introdusse quegli uomini nella casa di Giuseppe. Giuseppe accoglie i suoi fratelli nella sua casa. Questa è una cosa importante. Li accoglie a casa sua. Non solo, ma dà ordine al maggiordomo di fare preparare quello che occorre, macella, no, la carne, perché vuole farli pranzare con lui. Si tratta di una accoglienza veramente grande, specialmente se si pensa a quello che Giuseppe ha sofferto a causa di questi fratelli. Questi sono i fratelli che lo volevano ammazzare e che comunque l'hanno venduto come schiavo, l'hanno fatto finire in prigione. Altro che accoglienza a casa mia. Mi seguite? Giuseppe ricambia il male col bene, l'offesa col perdono. Veramente Dio agisce nel cuore di Giuseppe e gli dona la forza di amare. Versetto 18. Ma essi si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e si dissero: a causa del denaro rimesso l'altra volta nei nostri sacchi ci conducono là per assalirci, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini. Vedete qui il contrasto, non so se io vi chiedo davvero di... Da un lato Giuseppe li accoglie con una generosa e calorosa ospitalità, addirittura a casa sua, voglio dire, non è che ero obbligato di accoglierla a casa sua. Dall'altro lato, in contrasto con l'atteggiamento buono di Giuseppe, i suoi fratelli hanno paura e interpretano male questo invito nella casa di Giuseppe.
temono che Giuseppe sia arrabbiato con loro per la questione del denaro ritrovato nei sacchi di grano, temono di essere catturati come schiavi. La verità è che c'è un cravone bagnato. Traduco per quei due o tre che non capissero il siciliano: hanno la coscienza sporca, mentre Giuseppe, al contrario, è animato delle migliori intenzioni. Nonostante il male che ha subito a causa di questi suoi fratelli, Giuseppe li accoglie, li ospita a casa sua. Invece loro hanno la coscienza sporca, temono il peggio, temono che qualcuno si vendichi. Versetti 19 e 23. Allora si avvicinarono al maggiordomo della casa di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso della casa e dissero: perdona mio signore, noi siamo venuti già un'altra volta per comprare i viveri. Quando fummo arrivati a un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed ecco, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro con il suo peso esatto. Noi ora l'abbiamo portato indietro e per acquistare i viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi abbia messo nei sacchi il nostro denaro. Ma cui fa parlare? In latino si dice excusatio non petita, accusatio manifesta. La scusa che non ti è stata chiesta è un'accusa manifesta. Se tu ti stai scusando senza che nulla ti ha detto niente, c'hai veramente un cravone bagnato. Ci è raccontato tutto un fatto dei soldi trovati nei sacchi, ma non siamo stati noi, ti giuriamo, anzi ora riportiamo questo soldo. Ma perché mi è stato scandale? Ma perché tutto sto? Avete la coscienza sporca. Temendo il peggio, quindi raccontano al maggiordomo la vicenda del denaro. Sentite come li rassicura il maggiordomo, il versetto 23. Ma quegli disse: state in pace, non temete, il vostro Dio e il Dio dei vostri padri vi ha messo un tesoro nei sacchi. Il vostro denaro lo avevo ricevuto io. E condusse loro Simeone. Vedete che questo maggiordomo, che è uno straniero, è un egiziano, quindi non conosce il Dio di Giacobbe, di Isacco, di Abramo e ora anche il Dio di Giuseppe, il Dio di Israele. Questo maggiordomo egiziano straniero dice: il Dio dei vostri padri vi ha fatto trovare il denaro. Tutto quello che è accaduto rientra nel piano di Dio. Tutto quello che è accaduto rientra nella missione che Dio ha affidato a Giuseppe. Ve lo ricordate qual era la missione che Dio aveva affidato a Giuseppe? Riunire i suoi fratelli, fare di questa famiglia divisa una famiglia unita. E questo sarebbe costato a Giuseppe tante sofferenze. Vi ho già spiegato che Giuseppe è anticipazione di Cristo. Anche Cristo, attraverso le sue sofferenze, ha la missione di riunire i figli di Dio dispersi a causa del peccato. Versetti 24-26. Quell'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi, diede il foraggio ai loro asini,
essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Vedete che i fratelli di Giuseppe intanto vengono accolti con generosa ospitalità, no? L'acqua per lavarsi i piedi dopo il lungo viaggio era il primo segno dell'ospitalità, il foraggio per gli asini, no? E quando poi Giuseppe giunge a casa, essi immediatamente gli presentano il dono e si prostrano con la faccia per terra. Si verificano, si avverano i sogni fatti da Giuseppe in gioventù, quello dei covoni. Il clima è sereno, bello, cordiale, e i fratelli di Giuseppe si sottomettono con la faccia a terra. Non sanno che è il loro fratello, ma la storia è cambiata adesso, La storia è cambiata. Versetti 27 e 30. Egli domandò loro come stavano e disse: «Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora?» Risposero: «Il tuo servo nostro padre sta bene, è ancora vivo», e si inginocchiarono prostrandosi. Egli alzò gli occhi e guardò Beniamino, il suo fratello, figlio della stessa madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato?» E aggiunse: «Dio ti conceda grazia, figlio mio». Giuseppe si affrettò ad uscire, perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua casa, nella sua camera, e pianse. Qui il tono del racconto si fa drammatico. È un racconto che suscita forti emozioni. L'interesse di Giuseppe è anzitutto quello di sapere se il vecchio padre Giacobbe vive ancora. E rassicurato del fatto che Giacobbe è ancora vivo, Giuseppe poi volge lo sguardo verso il beneamato fratello Beniamino. Qui viene sottolineato che era il suo fratello, figlio della stessa madre, perché gli altri erano fratelli, figli dello stesso padre, ma Beniamino era fratello, era figlio dello stesso padre e della stessa madre, e poi era il più piccolo, il beneamato. Perciò non lo vede da tanti anni, non lo vede da oltre 20 anni. Forse non ci sperava più di poterlo rivedere. E insomma, si capisce che qui si commuove. Questo incontro suscita forti emozioni. Riesce a dare una parola di benedizione: «Dio ti conceda grazia, figlio mio», poi si affretta ad uscire perché è sopraffatto dall'emozione, scoppia a piangere. Come vedete, non prevalgono in Giuseppe né il risentimento né la rabbia, ma solo la gioia e l'emozione di vedere il suo fratello più piccolo. E infine gli ultimi versetti. Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: «Servite il pasto». Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per i commensali egiziani a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei, ciò sarebbe per loro un abominio. Presero posto davanti a lui, dal primogenito al più giovane, ciascuno in ordine di età, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro. Egli fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri, e con lui bevvero fino all'allegria. Giuseppe si ricompone, si lava la faccia, ordina che venga servito il pasto, e viene sottolineato che però gli ebrei e gli egiziani non possono prendere cibo insieme, probabilmente a motivo dell'uso di mangiare carne di alcuni animali che gli ebrei non potevano mangiare. E poi permane questa differenza di trattamento: a Beniamino vengono portate porzioni 5 volte più abbondanti. Insomma, è un segno anche questo di particolare affetto. E infine si sottolinea che le forti emozioni
vengono in qualche modo sopraffatte dai fumi dell'alcol, si ubriacano, forse è meglio così. Ma io vi do appuntamento alla prossima puntata, non cambiate canale, perché nella prossima lezione ci sarà finalmente, no, il riconoscimento, cioè Giuseppe si farà conoscere dai suoi fratelli. Intanto vediamo un attimino il foglio che vi è stato dato all'ingresso, perché come al solito in questo foglio ci sono i due spunti di riflessione che io vi sottopongo per la condivisione nei gruppi. Evito anche stasera di leggere il riassunto del racconto, vi leggo solo i due spunti di riflessione e poi preghiamo e finiamo. Il primo spunto è questo: è veramente bello constatare che Giuseppe non si lascia vincere dalla rabbia o dal risentimento. In lui prevalgono la commozione e il perdono. Nonostante il male ricevuto dai suoi fratelli e le lunghe sofferenze che ha dovuto sopportare, egli riesce ad agire con amore. Il cuore del Vangelo è l'amore verso tutti, anche verso coloro che ci hanno fatto del male. Gesù ci insegna a perdonare, a benedire quelli che ci maledicono, a pregare per coloro che ci offendono. È difficile, ma è la strada obbligata per chi vuole dirsi cristiano. Ed è anche la strada maestra per costruire un mondo dove regnino la giustizia e la pace. La violenza genera solo altra violenza, e lo stiamo vedendo in questi giorni. Non è la violenza che costruisce il mondo nuovo, è l'amore, è il perdono, è la fraternità, è il dialogo. Capite quello che voglio dire? È difficile, io mi rendo conto che sia difficile, ma questa è la strada obbligata. Proprio ieri sera da questo stesso posto Don Valentino ci ha fatto commuovere. Vi ricordate? Suo padre è stato ucciso da uno che era stato adottato come figlio. Il nonno, scusate, sì, il nonno. E suo padre era stato derubato da uno che era stato adottato. Entrambi hanno perdonato. Entrambi hanno perdonato. Secondo spunto: l'intera storia di Giuseppe è guidata da Dio, il quale sta attuando il suo piano di amore nei confronti di una famiglia divisa, nella quale lo stesso Giacobbe ha generato divisioni e gelosie. Giuseppe deve riparare anche agli sbagli commessi da suo padre. Dio lo guida in ogni momento e gli infonde la forza necessaria perché egli adempia la missione affidatagli: riunire in unità la sua famiglia, che costituirà poi l'inizio del popolo santo di Dio. Dovremmo imparare molto da questo racconto. Quanta fatica ci vuole per tenere unite le nostre famiglie! Quanto impegno, quanta pazienza, quanto amore occorrono per sanare le invidie, le gelosie, le ingiustizie, le offese. Ma l'unità della famiglia è un bene grande, per ottenere il quale vale la pena di soffrire e offrire, soffrire e offrire. Chi ne raccomanda un rinoscio mamme, buon armuzza, non becerriate. Chi sarà a raccomandare? Non becerriate. È vero o no? Questa era la cosa più importante. Quanta pazienza ci vuole. E Giuseppe sta ricucendo, no? Voi sapete che questo è un racconto a lieto fine, no? Cioè alla fine poi Giuseppe riuscirà nella sua opera, no? Questa famiglia divisa sarà ricomposta e tutti vissero felici e contenti. Ma insomma, però c'è voluta tanta fatica, tanta pazienza, tanto amore. Ecco,
Veramente bella la Bibbia, eh? Allora preghiamoci su questo, adesso magari con l'aiuto di Emanuele Frasca e di Emanuele Russotto, i due Emanuele. Signore, fa che non si uccida più nel tuo nome e che con l'impegno fattivo di tutti gli uomini di buona volontà regnino nel mondo la giustizia e la pace. Dove carità e amore, lì c'è Dio. Signore, fa che nelle nostre famiglie regnino l'unità e l'amore, allontana dalle nostre case l'insidia del rancore, della divisione, dell'invidia, dell'odio. Dove carità e amore, lì c'è Dio. Ti preghiamo, Padre Santo, per la nostra comunità parrocchiale. Fa che viva sempre nella comunione fraterna e faccia risplendere nel mondo la bellezza del tuo amore. Ti preghiamo, o Padre Santo, per le persone che vivono ancora nella rabbia, nel risentimento, nella vendetta, fa che la luce del tuo Spirito penetri nei loro cuori e li conduca a perdonare e ad amare. Dove carità e amore, lì c'è Dio. Buona serata a tutti.